Siano lodati Gesù e Maria. Questa bellissima 31ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, incentrata diciamo sul tema della misericordia di Dio, che come Gesù ha sentenziato al termine del Vangelo, viene a cercare a salvare ciò che era perduto. Il messaggio fondamentale di questa domenica è che non esiste nessuna situazione, fosse anche la più disperata, la più brutta da un punto di vista umano, morale, quindi anche di peccati gravissimi, da cui la grazia del Signore, ovviamente con una buona risposta da parte del destinatario di essa, non ci possa tirare fuori. La prima cosa che dobbiamo chiederci, ora ieri sera, piccola premessa, la prima lettura molto molto bella che abbiamo approfondito nella omelia di ieri sera, ci dice il motivo per cui Dio ha tanto a cuore noi esseri umani. Noi siamo sue creature, siamo sue opere, siamo atti viventi della sua volontà, di cui noi stessi non comprendiamo di noi stessi la bellezza e la grandezza, ma Dio sa sempre vedere oltre. Qui anche quando uno si ritrova come Zaccheo, vita dissoluta, lontanissima da Dio, cioè che ha messo una coltre di fumo dietro la bellezza ricevuta dal Signore, Dio sempre quella guarda, è sempre quella cerca, fino a quando non siamo arrivati alla fine, quando non è più possibile purtroppo cambiare orizzonti. E per cui un essere umano può trovarsi in queste situazioni, può trovarsi fuori della grazia di Dio, come stava Zaccheo, e in quel caso il Signore lo sollecita, lo chiama, e se uno risponde, ecco, nell'omelia delle 10:30 faremo, se Dio vuole, proprio un approfondimento anche psicologico della pagina del Vangelo, se uno risponde, Gesù ti prende, ti tira fuori. Oppure, e qui vorrei parlarne con voi in questa omelia, può darsi che il Signore ci trovi nella sua amicizia, oppure, dopo che siamo tornati nella sua amicizia, ci troviamo in una situazione di dover ricominciare, intraprendere una vita con Lui. Ecco, nella prima parte della bellissima seconda lettura, San Paolo, da parte del Signore, ci ha rivolto delle bellissime esortazioni che ci fanno comprendere come, se abbiamo ricevuto la grazia e il dono che la nostra vita sia fondamentalmente, almeno oggi, definibile come buona, quindi vicina al Signore, questa non è la fine del cammino, questo è l'inizio di un cammino che può e Dio vorrebbe che ci porti molto molto lontano. Prima rileggiamo insieme le parole dell'Apostolo e poi brevemente le commentiamo. San Paolo ha scritto proprio così: fratelli, noi preghiamo continuamente per voi, attenzione, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata, prima cosa, e con la sua potenza porti a compimento ogni vostro proposito di bene e l'opera della vostra fede. Vedete, qui parla di una realtà già buona, quindi che deve semplicemente crescere. Perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora, messaggio fondamentale di queste parole. La prima cosa è questa: quando noi siamo tirati fuori dal male o siamo spinti a fare qualcosa di buono, dobbiamo sempre e anzitutto ringraziarne il Signore, perché questo non è farina del nostro sacco, viene da Lui, dalla sua bontà e dalla sua potenza. La Chiesa ha sempre insegnato due cose: primo, che nessuno si può salvare da solo, come diceva un eretico dei primi secoli che era il monaco Pelagio. Il monaco Pelagio del pelagianesimo, ha parlato anche Papa Francesco nell'enciclica che abbiamo, nella lettera che abbiamo studiato bene l'anno scorso nel Catechismo degli Adulti sulla santità, il pelagianesimo. Io mi salvo, io se voglio divento santo, basta semplicemente che mi impegno. La Chiesa ha sempre detto no, perché noi uomini ci troviamo in una situazione di debolezza, di miseria, di infermità, per cui non esci fuori da situazioni di peccato se Dio non ti chiama, e non puoi crescere nel bene se Dio non ti aiuta. Questo deve essere chiarissimo. Ecco perché San Paolo esordisce dicendo: noi preghiamo continuamente per voi,
dice, ma come, sono già buoni? Non fa niente che sono già buoni, bisogna pregare perché diventino sempre più buoni, perché il Signore continuamente dia loro la sua grazia. Da dove è espresso questa cosa? Non sapete che il Signore, i sacramenti che ha istituito sono 7. 2 sacramenti molto importanti sono quelli che si possono ripetere. Quali sono? Li sapete tutti quanti, spero. La confessione e l'Eucaristia. Qual è la differenza tra questi 2 sacramenti? La confessione serve a eliminare le tossine, a tenere sempre il male lontano da noi, e c'è veramente un'infusione della grazia. Ecco perché la confessione, quanto più frequente e quanto più curata è, e tanto più noi cresciamo in santità. Poi c'è la comunione. A che serve la comunione? Posso farmi la comunione se sto in peccato grave? No, devo confessare, perché la comunione non serve a eliminare il male, la comunione serve ad alimentare in noi i germi di bene. Dice la Chiesa, ogni comunione che ti fai accresce in te la grazia, ti rende più forte nel combattimento spirituale, ti conferma nelle sante ispirazioni, eccetera. Capite? Quindi tutta la nostra santificazione si gioca su questi 2 fronti. Ecco perché la Chiesa ha sempre raccomandato di celebrare bene i sacramenti, di confessarsi frequentemente, di ricevere frequentemente la Santa Comunione, possibilmente ogni volta che si partecipa alla Santa Messa, eccetera. Perché ne abbiamo bisogno, altrimenti il Signore non avrebbe istituito questi sacramenti che ci accompagnano. Voi sapete, il battesimo lo riceviamo quando siamo nati, la cresima la riceviamo una volta sola. Speriamo che chi si sposa, anche se oggi si sposa una volta sola, a me mi hanno ordinato prete una volta sola, d'accordo? L'olio santo si riceve ordinariamente una volta sola, rimangono questi 2, che sono appunto la confessione e l'Eucaristia. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, portare a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi. Allora, anche qui cito nuovamente il Papa. Tante volte siamo stati raccomandati da lui. La nostra vita cristiana, anche i nostri esami di coscienza, non devono volgere soltanto su che cosa ho fatto di male, che molte volte nemmeno lo vediamo bene e ci sembra pure che ne abbiamo fatto tutto sto granché, cosa che purtroppo non è vera, ma non è che non l'abbiamo fatto, ma non lo sappiamo discernere bene. Ma dobbiamo anche chiederci: quanto bene ho fatto, vedete, porti a compimento ogni proposito di bene. Noi non abbiamo una vita da spendere soltanto astenendoci dal male, ma procurando di moltiplicare quanto più bene possibile. Perché questo? Siamo nel mese di novembre, l'ho accennato ieri mattina alla omelia del giorno dei cosiddetti morti. Perché più bene fai, e più grande sarà la tua gloria in paradiso. In paradiso non stanno tutti quanti allo stesso, come dire, livello di beatitudine. Questo lo capiamo tutti quanti, no? Facciamo secondo uno come Padre Pio in paradiso è beato quanto una persona che è stata tutta quanta la vita lontana da Dio e poi in punto di morte ha chiesto perdono, e certamente all'inferno non c'è andata. Stanno allo stesso posto? Stanno uguali secondo voi? Padre Pio è questo? Il nostro buon senso ci dice di no, no? Ecco, quindi tutto quanto il bene che noi facciamo qui ci procura un alto grado di gloria in paradiso e ci risparmia tanto purgatorio, capite? Perché ci sono delle persone che lodevolmente approfondiscono un po' la tematica del purgatorio, anche perché a tanti santi e a tante sante il Signore ne ha parlato, mostrandogli insomma la realtà di questa cosa. Qualche anima, io la conosco, si spaventa un po', dice: ma io non ci voglio andare in purgatorio. Dico: ecco, però non ci voglio andare in purgatorio. Beh, comincia a fare un sacco d'opere buone, un po' di preghiere, un po' di elemosine, un bel po' di opere buone verso il prossimo, 7 opere di misericordia corporale e spirituale, voglia fa. Quindi ecco, l'importante è che comprendiamo però anche in questo che c'è bisogno della grazia di Dio perché i propositi di bene siano confermati. Proviamo a pensare quante volte ci viene una buona idea in testa, fa sta preghiera, oggi vattene a messa, fa sta elemosina verso quel povero, fa sta telefonata a quella persona con cui non aveva tanto d'accordo, andiamo a visitare quella persona che sta malato, però ci viene questa idea, ce la facciamo passare oltre e poi, come si dice, se ne va a far bene di perché è passata, non l'abbiamo messa in pratica. Ecco perché prendere quella cosa e metterla in pratica c'è bisogno dell'aiuto della grazia di Dio.
Ecco perché San Paolo scrive queste cose. E infine perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi. Voi sapete che l'ordine dei Gesuiti, fondato da Sant'Ignazio di Loyola, aveva come motto Ad maiorem Dei gloriam, per la maggiore gloria di Dio. Cos'è che dà gloria a Dio? Cosa vuol dire dare gloria a Dio? Dare gloria a Dio vuol dire esaltare la sua santità e la sua potenza in noi. È la prima cosa che chiediamo nel Padre nostro. Sia santificato il tuo nome significa dare gloria a Dio. Cioè, se io faccio un sacco di cose belle e buone, se sono buono, pensate a una persona che è amabile, piena di bontà, piena di dolcezza, piena di garbo, quando uno la vede, vede un riflesso dell'Onnipotente. E quando, vi ricordate Gesù nel Vangelo, no? Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria, vedete, la glorificazione al vostro Padre che è nei cieli. Perché quando si vede il bene operare in una creatura, non è altro che un riflesso della bontà eterna del Creatore. Questo è il massimo a cui possiamo aspirare nella nostra esistenza. Quindi, concludendo, se stiamo in una situazione di lontananza da Dio, siamo vicini a Zaccheo, non disperiamo perché il Signore ci tira fuori. Se stiamo vicini a Dio, ecco, non fermiamoci, non sediamoci, ma siamo consapevoli che l'opera della nostra fede e che la nostra vita di grazia ha una potenzialità di crescita infinita, che Dio vuole portare fino al massimo dello sviluppo possibile, certamente a condizione che noi cooperiamo con la sua grazia, usiamo i mezzi che ci abbiamo, soprattutto i sacramenti che si possono ripetere, siamo attenti alle ispirazioni e procuriamo per quanto possiamo di metterle tempestivamente in pratica, sempre aiutati dal soccorso e dalla grazia divina. Siamo lodati Gesù e Maria.